Per la prima volta qualcosa da là fuori ha bussato alla nostra porta, ci ha fatto visita un oggetto da un sistema stellare remoto. Non era mai accaduto prima, o meglio, accade in media una volta all'anno, ma questa è la prima volta nella storia dell'umanità che ce ne accorgiamo. Il visitatore interstellare che è sfrecciato per un attimo in termini cosmici nel sistema solare interno viaggia 95.000 km orari e ora si sta allontanando, per sempre. Ma quell'attimo è stato sufficiente per studiarne le caratteristiche. Ci è riuscito in particolare lo strumento FORCE del Very Large Telescope dell'ESO. Ecco dunque l'identikit di 1I2017U1, questo è il numero di targa del nostro ospite, forse difficile da ricordare ma certo più semplice da pronunciare del nome che gli hanno dato gli astronomi, Oumuamua, parola composta hawaiana che dovrebbe significare qualcosa tipo il primo che ci contatta. Ebbene, spiegano gli astronomi su Nature, il primo che ci ha contattato è un asteroide, una roccia come non se ne erano mai viste prima dalle nostre parti. Un oggetto scuro, rossastro, lungo circa 400 metri, roccioso comunque con un elevato contenuto di metalli. Ruota su se stesso con un periodo di circa 7 ore e mezza e parrebbe aver vagato per la Via Lattea in assoluta libertà senza essere legato a nessun sistema stellare per centinaia di milioni di anni prima di incontrare per caso il sistema solare. Addio Oumuamua, o come diavolo ti chiami dunque, è stato un attimo, ma puoi star certo che del tuo passaggio non ci dimenticheremo mai.